Buongiorno, oggi ci troviamo a San Giuliano Milanese nella zona di Zivido. Vi proponiamo una villettina su 4 livelli dove abbiamo il piano interrato con una bellissima taverna collegata a un box doppio, la zona giorno, il primo piano composto da zona notte oltre a una soffitta. La posizione è molto strategica, la villa resta all'interno di un complesso residenziale costruito fino agli anni 70, molto silenzioso e tranquillo, dove all'ingresso abbiamo un bellissimo giardino piantumato con una bellissima composizione di palme. Andiamo a visitarlo. Eccoci all'interno dell'immobile, dove il portoncino blindato dà su questa che è la zona salotto, dove poi abbiamo la parete della televisione. Oltre alla porta finestra con gli infissi in legno con doppio vetro ci sono le inferriate, dove c'è la possibilità di accedere all'area esterna dell'ingresso. Ci spostiamo in cucina, dove c'è una porta scorrevole esterna, cucina abitabile con parete attrezzata angolare, tavolo centrale da poter mangiare e cenare. La particolarità di questa cucina è che abbiamo la porta finestra che dà sull'area esterna. Aria esterna dove la prima parte resta pavimentata, dove abbiamo un tavolo per poter pranzare e cenare, l'altra parte resta verde piantumata dove c'è un'area relax. La villa è posizionata all'interno di un complesso residenziale di sole villettine con bassissime spese condominiali. Resta molto tranquilla perché l'ingresso resta sulla zona pedonale e poi abbiamo il passo carraio per accedere ai box del complesso. Al servizio del piano terra della zona giorno della cucina ci troviamo un bagno con WC bidet, mobile da lavandino e attacco della lavatrice. Ci siamo spostati al primo piano dove ci abbiamo il reparto della zona notte composto da 3 camere da letto e bagno. Alla mia destra abbiamo la prima cameretta dove sulla sinistra abbiamo la parte per gli armadi e il letto. Sulla mia destra, da questa cameretta e dall'altra cameretta, c'è la possibilità di accedere al balconcino. Balconcino comodo che resta sull'area d'ingresso dove siamo entrati all'inizio del video. Visitiamo il bagno padronale dove abbiamo alla mia sinistra una doccia angolare, un comodo lavandino con 2 lavelli sulla mia destra, WC e bidet. Visitiamo la seconda cameretta dove attualmente è posizionato un letto matrimoniale. Gli ambienti sono comodi, le pareti molto lineari da poter sfruttare. Terminiamo con la camera matrimoniale, quella padronale, dove alla mia sinistra c'è la zona degli armadi, alla mia destra cassettone, letto con i 2 comodini. Tramite questa scala a chiocciola che collega la zona notte alla zona soffitta entriamo in questo ambiente molto particolare, soffitta mansardata dove oggi è stata sfruttata in parte come camera ospiti, in parte come studio. Resta pavimentata con l'impianto di riscaldamento e l'impianto elettrico. Bellissimo locale hobby di circa 60 metri quadri dove abbiamo un tavolo da biliardo, una zona cucina con un tavolo grandissimo, oltre al camino che riscalda tutto l'ambiente. Questo ambiente qua dà sicuramente una nota di pregio all'immobile. Abbiamo terminato la visita, vi andiamo a riepilogare ciò che vi abbiamo presentato. Una soluzione posta su 4 livelli all'interno di un complesso residenziale, dove abbiamo delle ottime rifiniture, pavimentazione in cotto, inferriate, impianto d'allarme. L'immobile ha un bellissimo giardino sia d'ingresso che sul retro, oltre alla bellissima taverna che abbiamo visto. Lo troverete in pubblicità sui nostri social, sulla pagina Facebook, Instagram e del canale YouTube dell'Immobiliare Freedom e sarà presente presso le nostre sedi San Giuliano Milanese via Massimo Gorchi 8, San Donato Milanese via Morandi 23, Milano via Molino delle Armi numero 5 e sarà inoltre presente sul nostro sito www.immobiliarefreedom.it. Vi aspettiamo di persona per visitare la soluzione.